Nel quadrilatero della moda torna l'appuntamento autunnale, la vendemmia di Monte Napoleone. Una settimana nel segno dell'unione di moda, lusso, grandi vini e charity, con oltre 150 luxury brand tra cantine, boutique e ristoranti che hanno aperto le loro porte con eventi esclusivi. 15 anni di vendemmia, 15 anni che Milano e Monte Napoleone District ha scalato la classifica da dodicesima a seconda via al mondo e prima in Europa, ha sorpassato Parigi e Londra, e questo anche grazie a tutte le attività che abbiamo fatto, incluso anche la vendemmia che è diventata un po' un'icona della fall winter milanese. Nel cosiddetto quadrilatero del lusso, l'appuntamento con la vendemmia in questi 15 anni è cresciuto, è diventato internazionale e di fatto è diventato il vero inizio dell'autunno e della grande stagione dello shopping. Milano ormai è la città più visitata d'Italia da alcuni anni. Anche i mesi di luglio e agosto sono diventati fondamentali per il business, quindi siamo molto contenti. I risultati stanno arrivando da tutti i fronti. Abbiamo lo scontrino più alto al mondo medio, quindi tutti questi sono dettagli non da poco, e confidiamo che la crescita continui. Tra gli eventi più attesi, l'asta benefica Italian Masters, una serata speciale, arrivata ormai al 10° anno, in cui vengono battute all'asta da Christie's bottiglie del Comitato Grandi Cru d'Italia di particolare valore. Penso che sia un appuntamento veramente ormai diventato rilevante in questo mondo del supporto e anche del vino, perché in realtà c'è una selezione di vini straordinari. Molte bottiglie erano proprio delle bottiglie del 2014, proprio per ricordare l'anno in cui questa iniziativa è iniziata. La sala era pienissima, i lotti erano veramente rilevanti, tutta l'Italia è coperta, quindi sono vini che provengono da tutte le regioni italiane, più o meno, con delle bellissime composizioni, e persino un tartufo donato dal consorzio del Tartufo Bianco d'Alba, che ha concluso questa bellissima serata, devo dire molto dinamica, con molta generosità. Christie's chiaramente, quando batte l'asta benefica per la vendemmia di Monte Napoleone a favore di Dynamo Camp, non carica nessun tipo di commissione, quindi il prezzo di aggiudicazione è esattamente l'importo che viene pagato. Il nostro è un lavoro fatto proprio a supporto di questo fantastico progetto. Nelle sale dell'Hotel Principe di Savoia, suonando in martelletto, sono stati così aggiudicati 29 lotti, il cui intero ricavato è stato devoluto alla Fondazione Dynamo Camp Onlus, per regalare momenti di terapia ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Proprio in questi giorni riapre il City Camp di Milano, che è questo luogo che, appunto, grazie anche al sostegno della vendemmia, noi riusciamo ad attivare ogni giorno gratuitamente per tanti bambini che hanno patologie gravi e croniche e anche disturbi del comportamento come l'autismo, riescono a venire a fare delle attività molto divertenti al camp. E poi abbiamo la preparazione delle sessioni famiglia, dove ospiteremo appunto famiglie che vengono da sole come nucleo familiare insieme ai fratelli sani, e poi incontrano tante altre famiglie che hanno bambini con gravi patologie. Questa è una classica ormai, lo è per i nostri donatori, lo è il nostro, diciamo, gruppo ormai abituato a questo momento, di cui siamo così contenti, anche perché è un modo anche allegro, nello stile anche Dinamo, però di sostenere una causa così importante come quella, appunto, di regalare felicità. Oggi è stato battuto il record. Fashion, gioielli, orologi e vino. Per la 15ª edizione della vendemmia in Monte Napoleone torna nelle vie del centro l'appuntamento che unisce lo shopping alle degustazioni con le etichette delle più prestigiose cantine nazionali e internazionali. È così che, oltre ai ristoranti e agli hotel 5 stelle che si aprono con un menù per una settimana con esperienze gastronomiche ad hoc, le insegne del lusso di via Monte Napoleone, via della Spiga, ma anche via Verri, via Sant'Andrea, via Santo Spirito, via San Pietro all'Orto Bagutta e via Gesù danno il via a una festa nella festa. Il lusso è un mondo fantastico, un mondo dove ogni 6 mesi devi far vedere qualcosa di eccezionale, devi far vedere qualcosa che il mondo va avanti, qualcosa di diverso.
Il mondo del vino è qualcosa di incredibilmente vicino al nostro mondo, anche se lavora con dei tempi completamente diversi, perché più il tempo passa in realtà e più la bottiglia, più il vino, la classe diventa buona. Ecco che le due cose messe assieme rappresentano qualcosa di veramente speciale. Il nostro abbinamento oggi è stato a mettere Benanti a Gelsander, quindi abbiamo abbinato questo mondo speciale di una terra argilosa a un prodotto veramente unico, alto nel mondo del lusso. Poi abbiamo abbinato Giuseppe Safiro a Margiela, perché rappresenta un po' un mondo tutto in evoluzione, un mondo tutto speciale, e Marni con Diesel Farm, che è poi la tradizione della terra dalla quale io provengo ed è forse qualcosa più vicino a quello che è un mondo più semplice, più tradizionale. Moda e vino, due eccellenze della cultura italiana. E la nostra partnership è nata proprio per questo, per presentare a Milano due aziende campane. Stasera abbiamo due assaggi particolari, perché abbiamo scelto proprio Vendemmia Monte Napoleone per presentare in super anteprima il nostro rosato, che è il Fonsé, che i nostri ospiti e i clienti stanno assaggiando e stanno degustando. Siamo qui per festeggiare i 40 anni della creazione della UE Acquavite d'Uva Nonino, che il papà e la mamma hanno voluto creare e dedicare a noi tre sorelle. E devo dire che mai come in questo momento, in cui il papà è mancato da alcuni mesi, assume un significato veramente straordinario. Dal 2007 abbiamo creato dei cocktail meravigliosi con grappa, acquavite d'uva, aperitivo nonino e amaro, che stanno avendo dei riscontri meravigliosi non solo in Italia ma all'estero, perché abbiamo i migliori bartender del mondo che ci vogliono bene e ci hanno celebrati veramente nel migliore dei modi. Negli spazi delle boutique di Tozzi invece è Rocca di Frassinello a festeggiare le sue 20 vendemmie, il vino più importante dell'unica cantina al mondo progettata da Renzo Piano, mentre è Hogan a ospitare le aziende siciliane del gruppo DCC, Davola Rosa e lo spumante Brut Rosé di Feudi del Pisciotto, le bollicine che hanno accompagnato una serata ad alto tasso di glamour. Al Portrait invece protagoniste le etichette di Marchesi Mazzei tra i moltissimi rossi che hanno riempito i calici durante la serata. Oggi il vino sempre di più sta diventando un elemento di lifestyle. Siamo a Milano, siamo nel quadrilatero della moda, siamo in una location straordinaria come l'Hotel Portrait di Milano, e quindi abbiamo pensato anche noi di partecipare con il nostro vino più iconico, che è Siepi. Parliamo di vini che sono vini che vogliono essere eccellenza e che hanno anche momenti di consumo che rientrano esattamente in quel concetto di lusso, di lifestyle, di condivisione, di piacere di stare insieme. Abbiamo una grande fortuna di nascere in un territorio molto vocato. Un territorio molto vocato per i vini e molto vocato anche per l'ingegneria e per l'orologeria. Come sapete, Panerai nasce a Firenze, la famiglia Frescobaldi ha grandi origini fiorentine fin dall'anno 1000. Diciamo che ci siamo incontrati un giorno e guardandoci negli occhi abbiamo capito che sarebbe stato carino fare qualcosa insieme. Il connubio con la moda è abbastanza automatico, perché non dico che il vino sia lusso, però è quello che di meglio l'uomo riesce a creare dalla natura. E un po' la moda gli va d'accordo, perché si prende del materiale dalla natura, lo si trasforma con tanta conoscenza in qualcosa di unico, e cercare di abbinare, in questo caso siamo nel nuovo store di Drumo, per un altro piacere, perché Castelgaudiano ha la particolarità di essere una tenuta che ha un'altitudine molto particolare. Siamo al limite della coltivazione del Sangiovese nel Chianti Classico, per cui climi un po' più freddi, e per cui l'abbinata con Drumo sembrava quasi naturale. Siamo un'azienda artigianale in un'azienda artigianale di calzature, in questo caso dalla signora Toma, dove ogni pezzo è creato con artigianalità, un po' come facciamo noi con i vini,
che lavoriamo in maniera artigianale, selezionando i diversi crew, i diversi vigneti, per produrre dei vini autentici del nostro territorio. Ci troviamo qua in partnership con i nostri amici della moda, con cui condividiamo tantissime cose: il gusto per l'artigianalità, la ricerca della qualità in ogni piccolo dettaglio, in ogni piccolo passaggio, quindi è un connubio interessantissimo, perché come si tocca una seta o una lana o un cashmere speciali di questi che qui da Mariano Rubinacci vengono utilizzati per fare i loro bellissimi capi, altrettanto si fa ricercando le caratteristiche nei nostri vini e nei bicchieri. I bagliori dei gioielli di Ippolita, brand nato in USA dalla creatività della designer italiana Ippolita Rostagno, hanno accompagnato le bollicine dorate di Valdo Spumante, mentre da Chiaraboni l'eleganza chic si è sposata con l'unicità dei vini delle colline del Prosecco di Mionetto. Come anche da Elisabi, in abbinamento con Villa Sandi, mentre da Missoni i brindisi sono stati all'insegna dell'Italian Style. Allora, Vendemmia di Monte Napoleone è un evento all'insegna dello stile di vita italiano, all'insegna del bello e del buono dell'Italia, che appunto unisce il vino alla grande moda. Noi, come Ferrari Trento, vogliamo sempre essere ambasciatori dello stile di vita italiano e quindi ci fa piacere essere ancora una volta qui. Quest'anno abbiamo scelto di condividere questo evento con Missoni, con cui tra l'altro siamo uniti da un'amicizia di lungo termine che risale insomma alle nostre famiglie, e visto che Missoni è colore abbiamo deciso di portare il nostro Ferrari Maximum Rosé. E noi siamo contentissimi di collaborare con Ferrari, un'azienda settantennale, siamo amici della famiglia da tre generazioni, per cui diciamo che non c'era modo migliore per celebrare questa amicizia. Le bollicine Ferrari hanno riempito i calici anche nelle boutique di IWC con il Ferrari Perle 2018 e negli spazi della pasticceria Marchesi 1824, che proprio quest'anno celebra i suoi 200 anni. A dimostrazione che la vendemmia è davvero una celebrazione di affinità elettive, in un viaggio ideale dal nord a sud lungo tutto lo stivale.